Prima di iniziare con i saluti, tengo a precisare che questo è un convegno tecnico dove i ragazzi che hanno allestito questo portale di informazione che è la società Flama Communication spiegheranno a tutti quanti noi, prima a noi e poi a voi, cos'è un portale, a che serve, cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare, a chi ci rivolgiamo. Però è obbligo, anche avendo tante persone importanti di questa città presenti in sala, fare dei saluti e anche delle precisazioni. Siamo in missione qui. Siamo in missione perché di solito, quasi mai, non mi ricordo di aver mai utilizzato una struttura pubblica per un convegno che riguardasse una delle mie attività, sia Casoria 2, sia la scuola calcio o altro. Non l'ho mai fatto. Andava fatto stavolta perché questa biblioteca è stata inaugurata poche settimane fa, la data precisa non me la ricordo, ma era ottobre, quindi è recentissimo. E penso che dopo quell'inaugurazione è toccato a noi venire qua, perciò dico siamo in missione. Poi se la riempiono di libro o meno, se la riempiono di computer o meno, non tocca a noi. Noi siamo un giornale e non solo un giornale. Noi in questa città negli ultimi 15 anni abbiamo fatto tantissime cose, ma tantissime. Poi dopo, magari nel parlare, ce le ricorderemo a vicenda. Se toccherà a questa amministrazione, se toccherà all'amministrazione a guida Scangariella, a guida Pugliese, a guida Pietro Iodice, non lo sappiamo. Certamente è importante, dopo tante cose che si chiudono, io ho sempre la mia testa. È una malattia che però ormai ho abbandonato perché gli anni avanzano, però i giovani spero che ne potranno un domani utilizzare. Nella mia testa c'è sempre, ci sarà sempre, ma per sempre, lo Stadio San Mauro. Quindi andava fatta in questa sede questa manifestazione, mi fa piacere che siete in parecchi. Poi perché io amo proporre, oltre che criticare, infatti ringrazio molto della presenza stasera di Tommaso Casillo e spero che ci sia anche l'avvocato Francesco Polizzo, ci sono i figli, che mi hanno sempre sopportato con garbo, con educazione, con sopportazione alle mie critiche, non sono state mai leggere, mai, lo so, avevamo due modi diversi di vedere la politica e la pubblica amministrazione. Certo che non sono mai andato oltre alle critiche, siano o politiche o di pubblica amministrazione, compreso la battaglia che abbiamo fatto appoggiando meno le varie commissioni che si sono avvicendate, che poi anche loro che hanno brillato di grandi capacità. Quindi dicevo, poi è capitato anche che qualche sciocco, qualche stupido, però a me mi hanno insegnato nel calcio che la mamma degli stupidi è sempre incinta, e ha osato pensare che questo potesse essere una passerella. Questo è un convegno tecnico, un convegno dove il nostro web administrator, che l'ingegnere Giuseppe Danna insieme a Stefano Tangi, che è il webmaster, spiegheranno prima a noi e poi a voi che cos'è un portale di informazione, che anche se ci sono due siti web in questa città, che è quello del comune Casoria Online e quello di Peppino Vibrato Casoriere Oggi, però anzi approfitto per dire a loro che noi mai dimenticheremo di essere in sinergia con loro in ogni momento e in ogni occasione. Infatti ringrazio Peppino che anche stavolta è presente in mezzo a noi e le sue riprese vanno in tutto il mondo. Io sempre quando lo dico, magari qualcuno ci può anche scherzare sopra, ma è la verità purtroppo. Io so che da Londra, Enzo Petrillo a Londra segue il sito di Peppe Vibrato Casoria, e da domani o da stasera, non lo so, seguirà anche Casoria 2 online. Quindi da questo momento in poi Casoria non sarà più soltanto il cartaceo, anzi passo al saluto, se no mi allungo con l'impronta, io me lo sono scritto per rispetto ai ragazzi maggiormente rispetto anche a chi ci ascolta. Una breve storia di questo giornale, ma molto breve, ed un breve saluto. Io ho scritto Correva l'anno 95, ma non me lo ricordo. Nunzio D'Andrea potrebbe essere più preciso di me perché abbiamo iniziato insieme, sempre che ero il 95, quando incontrai in via Piccirillo Mauro Azzurro, un grande proto, un grande tipografo che purtroppo non c'è più. Mi chiesi di dar vita a Vita Nuova,
ad un'iniziativa giornalistica per la nostra città, non c'era mai stata, mai. Erano anni difficili, a Casore tramontava definitivamente il sogno di diventare la sesta Giovanni del Sotto, quella brutta parolaccia che usò dire un Presidente della Repubblica negli anni che molti di questi qua non erano ancora nati, era Giovanni Gronchi, la disse lui in un comizio a Casoria. Anzi, tanti imprenditori scappavano, le aziende chiudevano e dei più giovani tra i nostri concittadini diventavano ad emigrare. Gli unici a vincere sono stati la disoccupazione, il voto di scambio, una classe politica non sempre all'altezza ed ovviamente la camorra, la più grande azienda non solo di Casoria ma di tutto il meridione d'Italia, ma della Campania alla grande. Casoria Oggi chiamai quel progetto e mi ispirai a un giornale che già c'era ad Afragola, perché Afragola nostra vicina ne aveva una decina di giornali, tra i quali c'era Afragola Oggi del compianto avvocato Giuseppe Cucurese. Mi ispirai a lui e chiamai Casoria Oggi questo progetto ed in pochi ci credevano. Il pensiero aveva i primi numeri del giornale, con me c'era Paolo Borzillo. Avevamo tanti detrattori e pochi lettori. Con la costanza di pochi amici, Nunzio D'Andrea, l'ingegner Mimmo Ricciardi, che credette in noi, due grandissime segretarie di redazione, che erano Marianno Refice e Alba Maisto, una spasmodica passione per la carta stampata, dove ho lavorato quella a piombo, quello quando i giornali si piegavano a mano, oggi è tutto elettronico, tutto online, web, e soprattutto un grande amore della nostra città. Quel progetto si è realizzato, è cresciuto negli anni ed oggi è una realtà solidissima. Guardando oggi al nostro settimanale sono orgoglioso di avere in redazione tanti giovani, non me lo aspettavo, sono diventati tantissimi. Questo mastro vecchio di bottega riesce ancora ad avere persone che lo ascoltano, nonostante che non abbia la laurea come ce l'hanno quasi tutti loro, e chi non ce l'ha la sta per prendere. Tanti professionisti in carriera e tante penne con qualche anno in più, e non mi riferisco al professor Navarro, ma con tanta voglia di scrivere e di raccontare. Casoria 2, questo è il nome che gli ho dato, quando alle prime ore del 2000 venne a mancare il nostro editore, che era il dottor Giuseppe Dama, e quando la famiglia Bonaurio e Nunzio D'Andrea ne hanno voluto ereditare oneri ed onori, e senza dubbio il giornale più letto in città, con un seguito di lettori, di sponsor e di commenti da tanti invidiato. Casoria è cambiata tantissimo. L'emigrazione da Napoli degli anni 70 e 80, nonostante l'assenza delle fabbriche di quegli anni, non si è arrestata. Il casoriano è ormai un mix tra autoctoni, napoletani di origine e casoriani di adozione. Riconoscersi in un luogo di recente insediamento è molto complesso. Questa è una verità con la quale un centro sorto alle periferie di una metropoli ha il dovere di confrontarsi. Si calcola che in meno di 20 anni il comune sfonderà il tetto dei 100.000 abitanti. E qua va chiarito, noi abbiamo un agglomerato urbano di 4 km quadrati e siamo più di 50.000 in questo agglomerato. A fianco a noi c'è il Casavatore che ha 1,2 o 1,5 km quadrati e ce n'ha 25.000. Arpino, che ancora di meno di chilometri quadrati, ce n'ha più di 30.000, il resto per arrivare a 12 è quell'enorme distesa di terra dove c'è l'aeroporto, via Pascoli, quelle grandissime campagne che non aspettano altro che l'invasione della città del benessere, una volta si chiamava centro di scambio merci ovulo commerciale, quella che la famiglia Menarini, la Cogei ed altri stanno tentando di realizzare o realizzeranno o è prossima alla realizzazione, oppure tanti e tantissimi altri palazzi. Una cifra incredibile. Nonostante ciò la porta nord del capoluogo campano è fucina di giovani di talenti. Condivide con la nostra cara Napoli pregi e tanti tanti suoi difetti. Il nostro giornale racconta di Napoli e di Casoria, concentrandosi oggi e sempre più in futuro sulle problematiche della parte settentrionale della città e dei comuni del comprensorio nord che aggregano quasi 500.000 di persone. Infatti non a caso il prefetto di Napoli l'altro giorno ha chiamato 5 comuni, ma ne poteva chiamare una decina, che erano Casoria, Casavatore, Afragola, Arzano e Frattamaggiore. Casoria 2 è l'eco di ogni fatto, vicenda, fatto e misfatto di Napoli Nord. I nostri lettori vanno ben oltre la città di Casoria, la redazione cresce ed anche gli sponsor. Linfa vitale per il nostro giornale, ne siamo e ne sono ben consapevoli. Eppure le sfide non sono finite. Un vero innovatore non si dà pace con tutto quando le cose vanno benissimo.
è meglio di così, no? Non potrebbero andare. Abbiamo una squadra di ragazzi incredibile, tutti giovani e bravi. Era dunque giunto il momento di affiancare alla carta stampata il suo futuro, la comunicazione digitale. Casera 2 ha doverosamente fatto proprio il futuro dell'informazione. Sarà attivo Casera 2 online, cioè www.casoria2.it. Questo sarà il portale della nostra città, la finestra di Casoria sul mondo, un sito gestito dai più giovani della nostra redazione con il supporto di tanti filocasoriani in giro per l'Italia. Il sito sarà articolato in rubriche e sezioni tematiche aggiornate quotidianamente. Arricchirà ciò che leggeremo sulla carta stampata la domenica, ma avrà ciò che la carta stampata non può dare in un settimanale. Darà l'immediatezza della notizia, e qua è dura, è tosta. I ragazzi debbono capire e sapere che essere immediati e veri è un compito arduo e difficile. Io non vi lascerò mai, perché so bene quanto sia articolata e difficile questa città e anche gli addetti ai lavori di questa città. E so bene come sono tutti pronti a puntare il dito sulla virgola sbagliata, sul rigo sbagliato, sulla foto fatta bene, sulla foto fatta male. Essere immediati e veri è difficile. L'eterogeneità degli argomenti trattati e la multimedialità, foto, filmati, interviste settimanali saranno il pane quotidiano del sito. Le rubriche andranno dalla cronaca e politica locale ai giovani, allo sport locale, provinciale e nazionale, allo sportello lavoro. Ho sempre supportato i miei collaboratori difendendoli in un contesto complesso quale quello casoriano. Il portale è una sfida di cui si faranno carico soprattutto i più giovani della redazione. Pur camminando insieme, Casoria 2 e Casoria 2 Online avranno le loro specificità, i propri responsabili. Come direttore superviserò il tutto, lavorando per la buona uscita del progetto, ma i giovani hanno questa opportunità tutta per loro. Ringraziamo tutti coloro che ci saranno vicino, da una vecchia penna il mio in bocca al lupo. Non ho finito. Io ho una promessa pure, però di questo resto ho bisogno poi del supporto del direttore commerciale e degli sponsor. Ma ci riuscirò, riuscirò. Appena questo sito, questo portale camminerà con le sue gambe, noi organizzeremo anche una trasmissione televisiva condotta in diretta dalla trasmissione di Casoria 2. E infatti in sala colgo l'occasione per salutare Caterina Laita di Gente di Mare TV, che rappresenta anche il proprietario di Gente di Mare TV, che è il Gerardo De Rose. Proprio a loro dicevo questo. Noi lavoreremo in sinergia anche con alcune televisioni, chi è su Digitale Terrestre, chi è su Sky. E infatti ho dei saluti da fare che mi hanno mandato, grazie a Televomero che domani realizzerà un'intervista con la redazione solo per parlare di questo portale, Radio Club 91, ringrazio Roberto S. e Agostino Falco che sono collegati con noi, Fabiola Consolo di Televomero, ringrazio Gerardo Mazziotti, editorista di Roma, che mi ha mandato un messaggio auguri di successo da parte di Gerardo Mazziotti. Il comandante Monti mi scrive: verrò nel suo sito al più presto, per oggi ho una transazione, le invio abbracci, Raffaele Monti. I saluti di Michele Pille, che è uno scrittore napoletano che vive a Roma. In questo momento a Roma radiocaositaly.com sta parlando di questo sito. Ringrazio il sindaco Stefano Ferrara, che ci mandava a dire che era in provincia impegnato, Luca Scancariello che ci manda un messaggio di sostegno a questa iniziativa, l'assessore Giuseppe Rotari e Pasquale Lucchesi sono stati vicino anche per far sì che fossimo tutti quanti presenti qua, che anche in questo abbiamo avuto difficoltà. E siccome questa è una giornata di festa, preferisco, infatti avrete capito perché il buffet è a pian di re, non è a pian di sopra come era in un'altra data, anche preferisco, e come una giornata di festa, che si parli di cose tecniche con gli amici e con i ragazzi. Dopo, appena finiamo qua, c'è il buffet che ci aspetta, ci sono dell'Istituto Alberghiero Andrea Torrente, un'altra grandissima iniziativa, quella di aprire un alberghiero a Casorio, che soltanto chi non conosce i giovani non sa quanto è richiesta quel tipo di scuola, quel tipo di indirizzo scolastico, l'Istituto Alberghiero. Peppino, adesso tocca a te, grazie a tutti.